Ciao a tutti, sono nuovamente su YouTube, farò una nuova tutora, faremo anello, faremo questo anello, dentro così, fascia così, ok, è fatto anche colore blu metallo, che per fare questo anello serve super 2, tuo 11-0, cristalli da 6 mm e cristalli da 3 mm, tutti i colori silver. Ok, iniziamo con il nostro tutorial. Iniziamo a inserire il nostro ago, il cristallo da 6 mm. Portate giù fino al filo, fino al filo. Mi raccomando, bloccare il filo. Adesso inserite su ago 5 11 0 5 e ripassate da dietro a questo cristallo. Ok. Adesso nuovo inseriamo 5. Undici zero, andiamo a inserire anche questo da dietro. E tiro. Ok, adesso vado a inserirmi con l'ago nel primo 2 della 11-0. E adesso vado insieme su ago 3 11 0, salto questo salto a centrale, vado insieme nella ultima 2 del nostro 11 0. E adesso dovete fare 3 nodi e andare a inserire il nodo dentro il cristallo. Tirate bene e adesso andate a inserire il nodo dentro il cristallo. Ok, tirate dentro, adesso possiamo tagliare il filo. Possiamo tagliare questa parte corta. Ok, adesso vado a inserirmi a questa parte, il primo 2. E vado a inserirmi su ago di nuovo 3 11 0 e vado a inserirmi salto 1 e vado a inserirmi nell'ultima 2. Ok, adesso dovete prendere un super 2. E andare a inserire il
La 5 che abbiamo inserita, non nella ultima 3 che abbiamo inserita, nella prima 5 che abbiamo inserita. Se riesco ancora nell'ultima due, eccoci, tiro il filo, ok, e questa volta vado a inserire un super 2. E vado a inserirmi il primo 2. E poi porto sopra il picco che abbiamo fatto. Quindi inserisco qui e qui anche. Abbiamo fatta questa. Adesso andiamo a inserire nel nostro ago 3 super 2. E vado a inserirmi in foro alto a questo super 2. Quindi di nuovo inserisco su ago 3 super 2 e vado a inserirmi nella picco adesso. Quindi vado a inserire un nuovo 3. E vado a inserire adesso nell'altra parte dell'altra super 2 in foro in alto. E ancora dobbiamo inserire sul nostro ago 3 super 2. E adesso andiamo a inserire nuovo nella picco. E mi raccomando, ripassate con il lavoro. Mi raccomando, ripassate tutto questo lavoro. Ok, io ho ripassato con il lavoro e sto provando a uscire da uno dei super 2 che c'è davanti da uno dei super 2 che abbiamo inserito tra le rocca. Quindi cosa faccio? Importo su in fuori in alto a questa super 2. Adesso tra questi super 2 dobbiamo inserire 11.0 e dove c'è la super 2 qui dobbiamo inserire cristallo, mentre qui dove c'è la punta dobbiamo inserire un super 2, poi lo faccio vedere tanto.
Ok, inserisco un roca su ago e vado in semina su per due successiva. Quindi ancora inserisco un indice 0 e vado in semina la super 2. Adesso devo inserire un super 2. Prendo un super 2, duo, 2, duo. Un super 2. Ah, portate fino giù. Dovete portare fino giù. Ok, adesso dovete passare nell'altro foro a questo super 2 e andate a inserire interno di questo super 2. Tirate filo. E quindi adesso noi inseriamo 11.0. Andiamo a inserire tra le super 2. Adesso dobbiamo prendere un cristallo da 3 mm e andare a inserire nella Super 2. E di nuovo inserire le. E quindi fare la stessa cosa qua, l'altra parte che avete fatto qua. Quindi inseriamo 11.0. Undici zero. E di nuovo inserire il nostro super duo. Portando giù fino del filo. Ripassi nell'altro foro e portando interno a questo super duo. Adesso di nuovo le 11.0. E un altro cristallo da 3 mm. E ripassate il lavoro. Dovete ripassare il lavoro. Ok, io ho ripassato con lavoro e sto uscendo a questo super 2 che adesso dobbiamo fare la fascia. Quindi cosa fate? Io inserisco prima di tutto un 11.0 e poi faccio inserire per 12 volte alternativamente un roca, un super 2 per la mia grandezza della unghia. Inserite per la vostra lunghezza. Io inserisco 12 alternativamente. Ok, inserito alternativamente le
11-0 e super 2. Adesso vado, giro mio anello e vado a inserirmi un'altra parte. Tirate filo. Adesso usciamo fuori da interno verso fuori nell'altra foro. Non lo vedo. Dove sei? Da interno verso fuori. Adesso cosa dobbiamo fare? Tra queste 11 zero, questa super 2 dobbiamo inserire il nostro 11 zero. Andate a inserire le 11.0. Un altro po' avanti. Dovete fare così. A tutto fino ad arrivare a defino. Fine. Ok, sto inserendo l'ultima 11.0. Vado, esco qua. Tiro filo. Praticamente abbiamo fatto la fascia per il nostro anello. Quindi cosa fate? Io ci porto ancora qua. Perché devo ripassare con lavori, quindi ripassate con lavoro. Dopo che avete ripassato con vostro lavoro, potete chiudere il vostro lavoro. Io vabbè, porto un po' avanti, faccio vedere che ripassiamo. Quindi ripassate. Ripassate e sempre portate dentro da fuori, anche ripassate anche dall'altra parte dell'inserimento delle ruote e in punto potete chiudere il vostro lavoro. Tiro filo, taglio filo e anello è fatto. Ci vediamo nella prossima tutora. Spero che vi piace questi anelli anche a voi. Ci vediamo adesso tutti e due insieme. Ciao a tutti. Hey everybody.